sui vari punti ha svicolato, come si dice a Roma, cioè pagherà vuol dire che non ha pagato. La cassa integrazione, non è vero che la lavoratrice ha lavorato in cassa integrazione, però intanto ha fatto un accordo. Insomma, ci sono molte contraddizioni di merito. La solidarietà per quello che gli è accaduto oggi, di apprendere sui giornali una notizia che è, ripeto, barbarico, tutte le garanzie, ma questo non consente ai membri di governo di fare quello che gli pare e sostenere che finché non c'è una condanna definitiva possono restare là. E questo paese ha un problema di etica pubblica gigantesca, e chi non capisce l'importanza dell'etica pubblica, proprio per poter dire ai magistrati: guardate, voi non dovete giudicare chi si comporta bene o chi si comporta male, ma chi commette un reato, che è un concetto diverso, ma lo puoi fare in modo credibile se contemporaneamente dici: ma la rilevanza della correttezza dei comportamenti c'è ed è immediata. Detto questo, lei non ha condiviso l'intervento di Borghi? No, non l'ho condiviso nelle sue conclusioni, perché, e lo sapeva Borghi, che noi riteniamo che le risposte date dalla ministra siano gravemente lacunose e che dovrebbe valutare di fare un passo indietro. Queste sono cose che poi vedrà il governo, le deciderà la Meloni, se ne assumerà la responsabilità. Ora c'è l'annuncio del capogruppo M5S in Senato, Patuanelli, di aver depositato una mozione di sfiducia. Cosa farete? È una bella idiozia, perché l'unico effetto della mozione di sfiducia è che tutti si compattano, la mozione viene bocciata e la Meloni potrà dire: bah, io comunque la devo tenere perché il Parlamento ha dato la fiducia. Voi non sosterrete questa iniziativa? Figuriamoci, sono delle idiozie. Noi diciamo alla Santanchè, alla Meloni: fate una valutazione, perché questa situazione mette un ministro di governo di un settore molto importante in una situazione imbarazzante, e con lei imbarazzante per il paese. Punto. Fine. Poi gli auguro a Santanchè di non aver commesso nessun reato, gli auguro a Santanchè di non essere condannata. Trovo barbarico che apprenda di essere indagata sui giornali, ma contemporaneamente mi spiace, ma se tu il TFR non lo paghi e la cassa integrazione la usi in modo sbagliato, ti prendi emolumenti e benefit di un'azienda che sta decotta fallendo, non puoi rimanere a rappresentare l'Italia in un settore così delicato. Calenda non ha condiviso le sue conclusioni. È giusto così, nel senso che ciascuno ha le sue sensibilità e quindi le manifesta in rapporto alla propria opinione. La mozione annunciata dai 5 Stelle non la condividete? No, come Italia Viva, dico. È un errore politico, perché rafforza la maggioranza, che a questo punto si chiude a riccio in difesa del ministro, mentre invece serve l'opposto. Per voi la Santanchè può rimanere dov'è? Come ministro. La Santanchè si è assunta delle responsabilità precise con le dichiarazioni che ha fatto oggi al Parlamento e davanti al Paese. Rispetto a questa responsabilità, i fatti delle prossime ore, delle prossime settimane, la chiameranno insieme con la Presidente del Consiglio ad essere coerente. Siani, vi ha convinto la difesa del ministro Santanchè? No, non ci ha convinto, non ha risposto alle nostre domande. Chiederemo risposte ai ministri competenti, alla ministra Calderone, Urso, Giorgetti. Abbiamo ribadito a questo punto la richiesta di dimissioni, perché in gioco c'è la credibilità delle istituzioni e c'è un grave e grande problema di opportunità politica. C'è l'annuncio del Movimento 5 Stelle di aver depositato una mozione di sfiducia. Eravate informati, la condividete? È una mossa, diciamo, che vi ha anticipato? Noi abbiamo chiesto alla ministra Santanchè di dimettersi, quindi se arriverà una mozione di sfiducia in Parlamento la voteremo. La posizione del ministro è insostenibile. Quanto alle mozioni di sfiducia, credo che sarebbe bene comunque concordarle, verificarne l'utilità, evitare che possano ricompattare le maggioranze. Questo lo dico in generale, perché l'abbiamo appresa pochi minuti fa. Naturalmente avrei preferito che se ne fosse discusso e che si fosse fatto un percorso comune, onestamente, come forza di opposizione. Naturalmente se ce ne sarà una mozione di sfiducia io ovviamente la voterò. Insisto però sul dire che, soprattutto dinanzi a una difficoltà della destra che oggi mi pare abbastanza evidente, sarebbe davvero opportuno un maggiore coordinamento tra le forze dell'opposizione. Le fughe in avanti non convincono mai, soprattutto se, diciamo così, in qualche modo sono tesi a segnare un più uno, che non credo sia la modalità giusta per affrontare questioni così serie.